Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto a 8 e mezzo. Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato del gruppo Moncler, quello dei piumini per intenderci. E buonasera, Vittorio Zucconi, editorialista di Repubblica dagli Stati Uniti. Ecco, oggi ha debuttato in borsa e ha sbancato il marchio eh, Moncler, che in pochi minuti ha visto aumentare il suo valore di oltre un miliardo, vero? Oltre un miliardo di euro. E questo in tempi di recessione, di crisi, di forconi. Come è stato possibile? Pubblicità. Viene da chiamarla Mr. Moncler, Remo Ruffini. Allora, oggi, al suo debutto in borsa a Milano, il titolo Moncler ha guadagnato oltre il 40% del suo valore. Si aspettava questo successo? Ma, francamente, non me l'aspettavo. Come si dice, è stata una storia lunga. No? Cioè, abbiamo provato due anni fa a quotarci, era quel tempo il maggio-giugno del 2011. Poi c'è stata la grande crisi dell'euro, la grande crisi della Grecia. Abbiamo deciso di rimandare questa quotazione. E dall'inizio ho continuato a lavorare, non mi sono mai fermato. Una volta le banche mi dicevano che il roadshow si fa 15 giorni prima della quotazione, invece, lì con l'aiuto di qualche banca non mi sono mai fermato e sono andato avanti a chiacchierare, a dialogare con gli investitori. Dunque, ho creato un rapporto. Quindi praticamente per due anni in realtà. Sì, ha... a tempo perso, però. a tempo perso, mm. quando andavo a New York chiamavo qualcuno, andavo a cena piuttosto che quando venivano in Italia, sono venuti tutti per una convention, invitati a casa a cena, a Hong Kong li chiamavo, andavo a bere un caffè. Mi... Mi son... Ho creato un rapporto, direi che sono diventato che sono degli amici no, ma ho creato un rapporto e credo che mm. questo è stato un cambiamento. No? Quindi ha eh, seminato bene. posso, e posso in... chiedere chi sì. sono diciamo, questi investitori? Ma sono i grandi fondi pensioni americani, mm. sono i grandi fondi inglesi. Diciamo che un po' come la strategia della nostra azienda, che vogliamo essere il più globale possibile, sono stato di un risultato più che di prezzi, soldi, che abbiamo il 30% di investitori europei, il 30% americani e il 30% asiatici. Mm. E questo è molto bello perché rispecchia esattamente la nostra strategia. Distributiva del nostro prodotto, dunque quasi una casualità, nel senso che, però abbiamo lavorato, abbiamo lavorato, abbiamo cambiato modo di comunicare, abbiamo cercato di essere il più unici possibile. E poi, quando sono nato a Rochaux 15 giorni fa, che è l'usanza di questo mondo, ho trovato degli amici tra virgolette, dunque è stato abbastanza più facile. Poi detto questo avevamo i numeri, avevamo la storia, avevamo costruito un progetto, dunque... Adesso il ce lo racconta, però eh, prima eh, le vorrei chiedere, siccome il Financial Times eh, chiama la storia di Moncler un Italian success, no? Quindi, eh... Siamo anche un po' eh, proud, come si dice, orgogliosi, <ride> siamo orgogliosi no? di avere, sì, sì, un... certo. tra l'altro, un marchio francese che è stato comprato da un italiano totalmente in controtendenza. Beh, no? eh, questo è bello, no? Questo è sì, molto senso bello. Che, eh, sì, abbiamo purtroppo venduto i grandi marchi italiani ai francesi, dovuto vendere, immagino, Ma diciamo eh. che... Io credo che... un'eccezione. Sì, sì, sono un'eccezione, è vero, un'eccezione, però le basi sono italiane, anche degli altri marchi che sono stati venduti all'estero. L'importante è creare lavoro, eh, creare l'italianità di una marca, indipendente un po' da dove vengono i capitali. Io credo che questa cosa del capitale sia... Io lo trovo interessante, no? se anche il capitale non è totalmente italiano, come dicevo oggi i miei investitori, sono io poco più del 30%, e il mercato ha il 60, 70, ma vengono da tutto il mondo. Credo questo dia una forte energia... Un confronto, no? pensa quando parla con un, con un investitore eh, però, di. No, la grande differenza è che lei ha il controllo di Moncler, mentre invece, non so, sì, le grandi sì. famiglie, di grandi marchi, Fendi, Bulgari, sì, sì, vero, non ce l'hanno più il controllo. Non più. Eh, senta, eh, dunque lei ha preso in mano Moncler nel 2003, fatturava allora 30, sì, 30 milioni 41. di euro, oggi in borsa vale 3 miliardi e mezzo. Lei prima diceva che diciamo, avete cambiato non solo la comunicazione ma la, la sostanza, immagino. E la sostanza l'avete cambiata capendo che cosa. Intanto che numeri, mi fanno, fanno pure anche a me, mi sono anche un po' alti. Però detto questo abbiamo cambiato quasi tutto, no? abbiamo cambiato secondo me la cultura, la cultura che è la cosa più difficile da cambiare. Ho lavorato dall'inizio un po' sul prodotto che era fondamentale, ho lavorato sulla tecnologia, sulla qualità, perché oggi si parla tanto di lusso, ma il lusso è fondamentale, ma bisogna capire cos'è il lusso, perché tutti ne parlano, all'inizio ho detto, mi devo spiegare prima cosa cos'è il lusso. Perché... Cos'è il lusso? Ma ecco, il lusso credo che, è un... per me è il prodotto che dura nel tempo, il prodotto che dura nel tempo, è... e credo che il lusso è basato su due forti pilastri, no? non essere mai di moda, o non essere di moda, perché un prodotto che deve durare nel tempo non può essere di moda. Dunque io cerco di fare un prodotto di grande qualità, però contemporaneo, perché non deve essere vecchio, deve essere contemporaneo, ma un prodotto che dura, un prodotto che quando ritorni a guardarti dopo 5-6 anni nell'armadio lo metti con piacere, oggi fa freddo, mi rimetto il mio Montclair. Credo questo sia importante. Dunque ci vuole una grande qualità e un prodotto che dura nel tempo, un gusto mm -hmm. una, un, 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 che non sia di moda, no? nel senso che è importante... Ma poi, sai, poi ci sono tante cose, bisogna creare la percezione della marca, eh, come, come comunico il consumatore, che non è la pubblicità, che non è la comunicazione che fai sui giornali, sono tante cose, come ti presenti al consumatore. Il, il rapporto che hai col consumatore finale credo che sia un'altra cosa che tanti sottovalutano, insomma è importantissimo. Noi già da anni abbiamo deciso di toglierci tutti quelli che noi chiamiamo i filtri, no? il rappresentante, l'agente, il distributore, il franchising, che tutti questi gruppi mondiali normalmente hanno, perché credo che il feedback che hai del mercato... E come dico, i capitali, anche se non sono italiani, ma è un po' come il consumatore. È importante sentire un'idea che ti viene dalla Cina, un'altra da San Paolo, piuttosto che da New York e trai le tue conclusioni. Non devi seguire tutti, certamente, però puoi trai le tue mm -hmm. conclusioni e aggiornare la tua strategia in questo modo se il feedback è veloce anche giornalmente. Credo mm. sia interessante. Eh, Vittorio Zucconi, allora tu hai ascoltato Remo Ruffini, no? Eh, allora, il, il, il successo di Montclair ehm, è un successo, ha avuto successo per via del quello che si chiama il genio italiano, o proprio perché poco italiano? No, io credo che ci sia invece una cosa ancora più fondamentale, Lilli. Che come sempre si investe nella persona più che nel prodotto. Eh, chiaramente, il signor Ruffini, che io non conosco, quindi non so nulla della sua storia se non quella di queste ore, è uno che ha fatto quello che noi ce ne siamo dimenticati: che 30-40 anni fa facevano per esempio i produttori di piastrelle nella mia regione, nella mia provincia di Modena. Andavano uno per uno dai vari clienti a Singapore piuttosto che a New York, piuttosto che in Cina, a dire con il loro campionario, compratemi E i clienti si fidavano di loro. E gli affidavano i contratti. Perché se ci pensi, qualcuno ha speso, ha investito 3 miliardi e mezzo di euro in questa azienda. Ruffini potrebbe pagarci l'IMU, la Tares, l'IMPU, l'Inpiuc, lui da solo con il valore di capitale della sua azienda. Il che vuol dire che c'è qualcuno che ancora crede alla industria italiana, qualcosa che ha un nome italiano, ha una faccia italiana, ha un imprenditore italiano. E poi c'è un altro piccolo elemento, e mi piacerebbe sentire anche da lui: che i soldi ci sono. Perché noi diciamo al Credit Crunch non c'è una lira, non c'è un euro, non c'è un dollaro, non c'è uno yen. Però di fatto qualcuno ha sborsato un sacco di soldi scommettendo su un'azienda che produce dei capi d'abbigliamento. Quindi non è che ha lui un brevetto per la macchina che ha inventato solo lui. Il che vuol dire che il problema è trovare la maniera di attirare e reincanalare questi soldi in investimenti che producano lavoro, che producano ricchezza per noi, a prescindere poi dal fatto che il marchio sia italiano o non italiano io non sono di quelli col tabù ah, deve essere per forza un proprietario italiano no, se il proprietario è straniero pensiamo al caso della Chrysler per esempio in America, Marchione la Fiat, il tanto deprecato Marchione, ha salvato la Chrysler mila lavori e nessuno si è lamentato. Quindi dobbiamo trovare modo di attirare come ha fatto lui questi soldi su attività imprenditoriali italiane e piantarla col considerarci tutti dei morti di fame, degli netti, degli incapaci, <ride> perché evidentemente in Italia si può ancora fare economia, si può ancora fare industria, come dimostra lui. È d'accordo con questo ottimismo di Zucconi? Ma io direi molto d'accordo. <ride> molto d'accordo. Per prima cosa dove vengono i capitali, siccome è un poco influente, anche per un'azienda italiana come me, e io mi sento veramente italiano, e poi bisogna creare valore, creare valore e comunicarlo. Credo che anche un po' quello che diceva, è comunicare quello che dicevo un po'. È stati due anni e andavo in giro spiegando il mio progetto, comunicarlo, che è un po' come quando ho acquisito questa azienda, ho rimesso a posto il prodotto, credo che l'Italia abbia dei prodotti eccezionali. L'ho comunicato al mercato, l'ho comunicato agli investitori, l'ho comunicato ai miei, ai miei consumatori. In qualche modo comunicare è importante. Le interrompo un attimo, sì. perché dunque, lei ha uno stabilimento a Padova, sì. no? E quante persone impiega lei in Italia e la maggior parte della produzione è all'estero o è qui? Guardi, noi eh, abbiamo circa 1300 dipendenti, di cui 500 in Italia. Poco, più, poco meno di 500 in Italia. Noi facciamo il nostro prodotto diciamo, lo costruiamo da zero nei nostri stabilimenti di Padova poi lo mandiamo a cucire una parte in Italia una parte in Romania, una parte in Bulgaria tutto vicino alla nostra azienda perché vogliamo controllare il prodotto, la cucitura così si dice e poi abbiamo una, un altro stabilimento a Piacenza dove c'è il controllo a tutta la qualità e poi viene spedito in tutti i vari nostri negozi Ecco, quindi insomma, lei è abituato ad avere a che fare con lavoratori italiani sì. Qual è il problema oggi eh, del... Del nostro Paese, perché non è solo una questione di percezione, ovviamente anche perché no. oggi i dati dell'Istat dicono che gli italiani diventano sempre eh, più poveri. Però per esempio da parte degli imprenditori ci sono spessissimo forti lamentele da tanti anni sul fatto che il mercato del lavoro non funziona, le relazioni industriali eh, vedono sindacati troppo forti, regole eh, troppo burocratiche. È così. Lei pensa che questo sia il problema. In Italia? Guarda, io credo che l'Italia ha un, un, un grandissimo prodotto, eh, ha delle bellissime aziende, dei grandi artigiani, noi ci troviamo bene in Italia. Detto questo, dobbiamo essere globali. Oggi non è una chance, almeno nel nostro mondo non è una chance se pensi solo al mercato domestico, devi comunicare col mondo. Un po' quello che diceva il signore, bisogna essere il più internazionale possibile. Comunicare con il consumatore finale. La forza mi arriva proprio quello che dicevo prima, un po' dal feedback di mercato. Sì, quindi sono gli imprenditori italiani che non sono tanto bravi o sono mm, i lavoratori, gli impiegati, la manodopera che. Mm, non riesce a stare a passo col tempo, in base alla sua esperienza in questo nostro Paese? Io ho delle persone in aziende eccezionali, io, io credevo a delle persone eccezionali che in poco tempo abbiamo creato un grande valore. Eh, abbiamo mm. comunicato bene, io ho comunicato a loro cose, anche se all'inizio è stato difficile. cos'è è stata la cosa più difficile? La cultura, no? scardinare, fargli capire che bisogna cambiare atteggiamento, che non bisogna più andare a fare questa fiera piuttosto che andare a questo rappresentante, bisogna cambiare testa, bisogna comunicare il consumatore finale. La forza è quella, la forza è comunicare chi è il nostro azionista. Poi mi dicono 30% no, il nostro azionista è il consumatore finale, è il maggior azionista. Come ecco, ma lei lui. pensa, no, che nel 2003, l'ha detto in un'intervista, sì. diciamo, no. quando lei ha preso. Emanuele Moncler ha capito che Bisognava essere globali sì. Questa è stata la cosa Subito. più importante Che lei ha capito quando ha dovuto rilanciare Questo marchio Beh ho lavorato prima sul prodotto Sulla qualità mm. perché bisogna guardare poi occhi, negli occhi Il consumatore E mm. poi ho detto bisogna essere globali, bisogna essere globali. E, mh, Senta ci sono alcuni analisti Citati da Bloomberg Che dicono che il suo limite è Che d'estate de, de, nei suoi negozi non c'è niente da comprare Perché se uno compra i fiumini <coughs> Hanno parzialmente ragione. Una marca nata nel 1952 a Grenoble, che ha iniziato la sua carriera, tra virgolette, carriera, sulle vette dell'Himalaya, che negli anni 60 è andato a sponsorizzare la nazionale francese di sci alle, Olimpi alle, Olimpi alle Olimpiadi proprio a Grenoble. Io dico che non bisogna mai tradire la propria radice, non bisogna mai tradire il proprio DNA. Però lei sta diversificando nei fatti. no? Adesso, dopo che è andato in borsa, lei. Si butterà sulla maglieria, il cashmere? Già adesso avete detto, no? ci sì, sono sì, sì. uh, occhiali, scarpe? Sì, sì, sì. Poco, con rispetto della marca, siccome la tradizione è importantissima, io credo che non devi tradire il consumatore anche lì. L'estivo, quando ho deciso di fare l'estivo, ho detto come facciamo quando il nostro consumatore entra nel nostro negozio a aprile, a maggio e dice che è di essere un negozio Moncler. Abbiamo lavorato sull'innovazione, abbiamo fatto questa giacca da 150 grammi, 4-5 anni fa siamo stati veramente i primi e uno diceva fare una giacca tecnologia-innovazione. e innovazione, Parole grosse, è vero, parole grosse, però quando, quando inizi a farla ti rendi conto che non è così facile, però anche oggi, a luglio, aprile, a luglio, a maggio, c'è un piumino nel mio negozio che ne vendo molto meno, però non, non ho tradito la mia radice. Hai capito Vittorio? Sì, no, stavo pensando che da qualche parte nel mondo è sempre inverno, però eh. Eh, Ci sono due emisferi. quindi... C'è anche un forte mondo di consumatori in Sudafrica, in Australia, in tutti i paesi del sud. Ma io però prima che ci passi il tempo devo fare una domanda, devo un po' incastrare il signor Ruffini, non sulla politica. Però tra pochi mesi ci sarà un'elezione europea, si parlerà molto dell'euro. Per lei l'euro è stato un ostacolo, un vantaggio? Sarebbe favorevole a uscire dall'euro, visto dal sotto il suo, la sua ottica di industriale, di imprenditore? Secondo me è stato un vantaggio. Un vantaggio avere una moneta unica europea. Già solo il vantaggio che, non, che mi sento in Europa. Per me io oggi non dico più l'Italia incide il 27% del mio fatturato o l'America. Io dico l'Europa è per noi il 50-45% del nostro fatturato, la facilità che oggi hai a dialogare ancora una volta col consumatore, uh, io credo che sia un vantaggio su, su cui non si, possa, non si possa fare a meno, non ho dubbio. Ma, ma lei... Ma lei non si sente, come dicono tanti, prigioniero in questa gabbia dell'eurocrazia, la Merkel, la Germania che ci controlla, ha perso ogni sovranità? Cioè, non si sente in gabbia come altri, anche suoi colleghi, altri imprenditori dicono? Ah, mi sento, dipende cosa vuol dire, in gabbia. Quando vado in Giappone, lo yen è andato a. È salito del 30% negli ultimi 4-5 mesi. È un problema, è un problema che bisogna risolvere perché, per noi, il Giappone. Io la vedo da imprenditore, però non la vedo da politico, non la vedo da economista. Eh, io ho un problema in Giappone oggi. Produttore. È il mio primo mercato. Devo, devo, voglio continuare a stare vicino al, al mercato giapponese perché credo che sia un mercato fortissimo per noi. E lo yen è andato alle stelle. Bisogna trovare una soluzione. Mm. Eh beh, però, l'euro. È abbastanza forte. Sì, Alcuni pensano che sia no, troppo forte, e quindi non riusciamo no, no, ad esportare. È, è troppo forte, troppo forte, troppo forte, troppo forte nel rispetto dello Yen. Eh, oggi facciamo fatica. Io giapponesi abbiamo un buon mercato locale, ma giapponesi a Milano, mm. a Parigi nei nostri negozi a Londra se ne vedono molto pochi negli ultimi mesi. Mm. Dunque. Siete, io ho una domanda, mh, forse naif, ma ho mm. no, più una curiosità. Mm -hmm. Voi da dove prendete? Le piume, le tante piume che vi servono per imbottire le vostre giacche? Noi abbiamo dei. anche lì, è un prodotto importante per noi perché di fatto è quello che compone la qualità della nostra giacca. Lo prendiamo dai migliori produttori, dai migliori produttori che sono in Italia, che sono in Francia. Diciamo che in Francia sono i più, dicono che sono i più bravi, però c'è poca produzione. Ma stiamo andando anche tanto negli Stati Uniti, tanto in Canada dove c'è una buona produzione. E poi, dato che stiamo crescendo, ci stiamo guardando anche un po' in Russia. Che non abbiamo ancora tanta familiarità, ma credo che ci sia una buona. Però no, è la parte fondamentale per fare un prodotto di grandissima qualità: no? di avere un. Materia... È, è quasi la vostra materia prima, la piuma prima È no? quasi la, la, nostra, madocca, materia quasi la nostra materia prima. Eh, se, è se, quasi se. la nostra materia prima, anche eh. se oggi, come dico, costruire un, una giacca da 180 grammi ci vuole un tessuto che deve pesare 30 grammi al metro quadro, dunque deve andare da un fornitore bravo che conosca la materia. Perché poi. Lei è, di... mh, hai idea di quanto? Non so, quintali, tonnellate, con della 13. di grandezza di piume: 130 di tonnellate di piume all'anno? Sì, all'anno, se non dico una stupidata. Eh, un, eh, sono <ride> tantissime, non sono, uno non riesce neanche <ride> a immaginarselo, Tantissimo. vero Vittorio? Eh, speriamo che non facciano cartello i produttori no, io, di piume vi <ride> molto... aumentano i prezzi. Io sono salvo, io peso più di 30 grammi a metro quadro, quindi <ride> sto tranquillo. <ride> Senta, Rufini, ieri Matteo Renzi ha detto che non sopportava i Montclair negli anni Ottanta perché erano il simbolo dei paninari. Ha anche detto naturalmente che lei oggi ha un successo straordinario. Secondo lei Renzi avrà successo? Ma intanto posso dire che ha detto delle cose, delle belle cose su, noi, su di noi ha detto delle cose giuste, ha detto delle cose, quando parlava di un'altra marca italiana che è stata venduta ai francesi, l'importante è che prima la forza di lavoro rimanga in Italia che oggi è diventata quattro volte più grande, dunque credo che il mondo e deve essere globale dunque un po' come diceva il signore, non, non credo che sia attaccarsi a dire i francesi si stanno comprando Sudino ha detto delle cose giuste e poi credo che... Ma lui, lei come lui, lo vede credo L'Italia ci voglia un cambiamento in qualche modo, nel senso che c'è voglia, voglia di fare, c'è voglia di... Io e credo pensa che... che Renzi sia la persona giusta? Ma ah, io non ho l'esperienza... è qualcosa di nuovo sul mercato, no? se lo vediamo come un prodotto, no? credo che è qualcosa di nuovo sul mercato. Non mi sembra che stia dicendo delle cose sbagliate, come dico non seguo molto la politica, non seguo molto Renzi, però mi sembra che l'Italia abbia... è come una marca, quando, io ho, messo poco, quando mm. ho cercato i a. No, lei cosa... vota in Italia, no? Immagino. Io voto in Italia, eh, sì. Eh, quando... <ride> poco... Posso chiederle, però può anche non rispondermi sì. se vota più per il centrodestra o per il centro-sinistra. Ma io voto la persona, voto la persona e aspetto con ansia di vedere come saranno le prossime elezioni. No? Credo che... Renzi lo voterebbe? E dipende da chi, chi, con chi si mette vicino, li voglio ascoltare, sentire che programma hanno, cosa vogliono fare. Per me è un po' come un'impresa, io vedo l'Italia, la Moncler è piccolissima e l'Italia è una grande Moncler, la vedo così, no? come, come, come un'azienda. Se devo dire io oggi faccio anche la ministro legato, vorrei, magari un domani farò solo il presidente, se devo prendere la ministro legato... Poco mi importa onestamente se di destra o sinistra, io lo, lo siedo, ne siedo due, sento. raccontami cosa vuoi fare, spiegami qual è la tua strategia, come vuoi costruire un'azienda, come vuoi cambiare, cosa ho sbagliato io che ero prima di te. Dunque, uguale domani, quando Renzi arriverà con un signore di fianco, e vorrei, vorrei ascoltarli. Mi piacerebbe anche fargli qualche domanda per capire. Cosa mi piacerebbe chiedere a Renzi. Ma le idee, no? cosa vuole cambiare, come dobbiamo fare a attrarre il, come, i consumatori? Io credo che noi leggiamo i giornali e sembriamo un'azienda un disperata. Parlo dell'Italia, invece io credo che siamo eccezionali. Quando giro il mondo, quando parli d'Italia, a, a tutti gli si innumerano gli occhi. Dunque vuol dire che noi abbiamo un prodotto incredibile, abbiamo un artigianato incredibile, abbiamo un'azienda un incredibile. E poi non parlerei tanto di crisi, guardi, credo che ci sono dei cicli economici molto più veloci di una volta. Io mi ricordo che una volta c'erano le crisi, duravano anni. In Giappone c'è stata una crisi che durata. 15 anni forse, è ultimamente che sta, il Giappone sta funzionando. Dunque credo che questi brevi cicli economici bisogna combattere. Guarda, gli Stati Uniti, forse il signore ci, ci può aiutare. Io nel, eh, Zucconi, tu sì. Ci puoi. Io nel 2009, 2009 sono andato a cercare il primo negozio negli Stati Uniti e ingenuamente chiedevo quanto costa di affitto. Il signore che, che, che me lo voleva dare mi dica, mi fa, mi dica a lei quanto vuol spendere, era la prima volta che mi era successo nella mia vita, in, 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 tutti i department store erano vuoti, la gente non, vedevi, non la vedevi camminare. C'era una crisi che non ho mai visto nella mia vita, questo era il 2009-2010. Sono passati tre anni e la nazione con più successo. Parlo del mio lavoro perché io non conosco, come dire, le altre storie, ma oggi l'America è l'azienda che va, funziona più della Cina, dei paesi emergenti, del Brasile, del Giappone. Dunque hanno reagito, ma hanno reagito in maniera efficace. Zucconi. Sì, qui Lili, torniamo al discorso che facevo prima sull'euro. E qui c'è una classe politica che è stata eletta, è stata eletta con poteri, rieletta Obama e ha deciso di aprire il rubinetto del credito. E qui corre la liquidità, fino a quando lo vedremo, si fa molte cose a credito, del resto non c'è economia senza credito, come sa sicuramente il signor Ruffini, e questo ha rimesso in moto addirittura tutto al punto che si ha il timore di un'altra bolla. Pensa un po', noi siamo morti, sdraiati per terra e questi hanno timore che lieviti troppo la pasta. E qui torniamo alla politica europea, politica europea che va sicuramente cambiata, perché non possiamo continuare a, fare, a spremere il brodo, a fare brodo sempre con le ossa perché non ce n'è più. Bisogna rimettere in moto la macchina del credito in Europa per tutti, non soltanto per aziende che attirano molto gli investitori come la Moncler di Ruffini. Rimettere in moto la macchina del credito. Ecco, adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché appunto l'exploit in borsa della sua um, azienda è un'eccezione in un panorama desolante. Sentiamo. Grazie all'euforica accoglienza riservatagli da piazza affari il valore di Moncler è aumentato di un miliardo nel giro di poche ore. Evento unico e probabilmente irripetibile almeno a breve in uno scenario borsistico depresso come l'economia reale. Oggi, Borsa Italiana vale meno dell'1% del mercato azionario globale ed è l'unica piazza che si trova ancora sotto i livelli del 2002. La quotazione, quando non mira solo ad arricchire gli azionisti, serve in genere a finanziare le imprese, e dunque, in periodo di stretta creditizia, dovrebbe esserci una lunga fila di candidati al listino. Non è così per una serie di ragioni: per il timore di perdere il controllo delle aziende, spesso a conduzione familiare. Per l'incertezza sui costi di quotazione e sulle parcelle di intermediari, società di consulenza, società di revisione e studi legali, per l'assenza di significativi incentivi fiscali, per l'incapacità e la riluttanza a crescere, per l'eccesso di adempimenti burocratici prima e dopo il debutto sul listino, ma anche per una certa difficoltà ad accettare quegli standard di trasparenza che la quotazione impone. Paragonata a uno stagno dove non si tuffa più nessuno, Piazza Affari è un luogo oltremodo accogliente solo per i titoli del lusso e della moda. Gli ultimi a sbarcare tra il 2011 e il 2012 sono stati Ferragamo e Brunello Cucinelli, entrambi con successo visto che hanno quasi raddoppiato il loro valore. Oggi le aziende del lusso quotate a Milano sono 17 e valgono 32 miliardi di euro contro i 13 di 10 anni fa. Mancano ancora all'appello grandi gruppi come Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna, Dolce e Gabbana, Versace, Renzo Rosso. Ma probabilmente è solo questione di tempo, perché mai come in questa stagione di generale impoverimento il lusso ha mostrato di avere un brillante futuro. Mm, perché il mercato del lusso va sempre a gonfie vele e Ruffini? Ah, eh, credo che, come dicevamo prima, sono cambiati i consumi, è cambiato il mondo, sono cambiati i clienti. Credo che oggi influenzano molto i mercati emergenti. Credo che la Cina abbia dato un impulso fortissimo, tutto l'euro. Poi, è una questione di, di divario crescente: che ci sono Guarda, sempre pro... più ricchi, ma eh, appunto anche più poveri. La classe media eh, tende a scomparire almeno in tempi di crisi, no? Può darsi, però eh, credo che io ho fatto proprio ieri mi hanno fatto più una stessa domanda un mio amico e dicevo: io no, non, non sono shopping come persona, ma ogni tanto cammino in Monte Napoleone a, Milano. Abbiamo, a Milano dove ci sono dei negozi. Sì. Io prima salutavo tutti, avevo tutti, tutte le persone che camminavano lì le conoscevo, andavo a bere un caffè, trovo tra i miei amici, l'altro mio compagno di scuola, l'altro signore che avevo incontrato il giorno prima, oggi non conosco più nessuno, sono solo cinesi, russi, giapponesi. Dunque è cambiato il mondo, poi forse gli italiani sono spariti, ma sarebbero vuote le strade se non ci fossero gli altri che sono arrivati. Dunque è cambiato veramente il modo di consumare, ma è cambiato l'atteggiamento, è cambiato il modo di comunicare, è cambiato il modo come fai il prodotto, come ricevi le tue persone nei negozi. E le posso chiedere ehm, che vantaggio le ha dato farsi quotare nella borsa italiana? Adesso penso per esempio a un grande marchio come Prada che è andato a Hong Kong. Perché Milano? Ma guardi, io credo che la borsa italiana sia un'altra di quelle cose buone dell'Italia, nel senso che io li ho incontrati, ho incontrato loro la prima volta, quando le dicevo che avevo provato due anni fa a quotarmi, mi sono subito trovato bene, mi hanno dato subito una mano, mi sono stati molto vicini in questi due anni che non sapevano che mi sarei riquotato, però mi sono stati molto vicini, mi hanno dato consigli, io li chiamavo. Dunque credo che è un'altra delle belle cose, perché non mi piace continuamente sentire parlare male dell'Italia, io continuo a sentire parlare bene dell'Italia, ci sono tante cose belle, e specialmente quando esci dall'Italia che leggi. Pochi giornali italiani ne sento parlare sempre meglio, dunque credo che anche un po' di positività sia fondamentale se, se parliamo di questo rilancio, di questa crisi, di questo credo un minimo. Poi capisco che non sia facile, mm. capisco che gli umori siano molto bassi, capisco che la situazione è che non sono solo. Lei li capisce, per esempio, questi cosiddetti forconi? Ma, sì, Guardi, io pur... purtroppo per fortuna non lo so, eh, io cerco veramente di essere positivo, di guardare avanti. Quando c'è qualcosa che non va nella mia azienda, cerco di stimolare, di. Anche perché nella vita, io, dato che saper ascoltare è una cosa molto difficile, no? E scardinare dei valori, dunque... Io dico andiamo avanti, andiamo avanti, cerchiamo di risolvere i problemi, cerchiamo di lavorare, perché non si risolvono i problemi a dire andiamo male, siamo in crisi o piangersi addosso, come diceva la mia nonna. No? Dunque dico andiamo avanti, lavoriamo, è vero, è difficile, verranno momenti migliori, i cicli economici essere, saranno più brevi, come lo sono in tutta la parte del mondo, come diceva il Signore, hanno, hanno trovato delle soluzioni, delle ricette. Dunque anche noi abbiamo bisogno di gestire questa azienda. Gestiamo questa azienda Italia. Credo Ma e, e tutti questi tanti piccoli imprenditori? No? Per esempio, hanno votato per il movimento 5 Stelle per Grillo. Hanno fatto bene, secondo lei? Guardi, loro cercavano, credo, un cambiamento. E io l'ho cercato, come dicevo prima, anche con io, la mia azienda sono andata alla ricerca di un cambiamento. Ho cercato nuovi mercati, ho cercato nuove fonti produttive, ho cercato nuove qualità e ho cercato di comunicare con i consumatori e di convincerli, di parlargli. Io credo che quando qualcosa non funziona, qualcosa, non funziona qualcosa bisogna cambiare. Mm. Qualcosa bisogna cambiare Vittorio Zucconi. Il cambiamento questa volta tu ritieni sarà possibile, sarà anche veloce, perché ehm, credo che sia molto vero no? quando si dice che il mondo è, è, è già cambiato, ma è comunque continuerà a cambiare eh, con tempi molto rapidi. Allora, o si riesce in qualche modo a stare al passo, anche ad adeguarsi, o se no si resta tagliati fuori. Sai, possibile certamente, veloce ho qualche dubbio, ma necessario sicuramente. Cioè il cambiamento avverrà, se poi sarà un cambiamento per il meglio o per il peggio, questo dipenderà in parte anche da noi. <coughs> la cosa bella che diceva eh, Ruffini eh, è che alla fine lui ha cambiato se stesso, ha cambiato la propria azienda, perché visto da fuori anche il problema italiano molte volte è che ci si aspetta sempre che siano gli altri a cambiare per noi. Certo, deve cambiare la classe politica. Abbiamo finalmente trentenni e quarantenni che arrivano al potere. Non so quanti anni abbia Rufini, ma non credo che sia un uomo anziano a giudicare, non credo che si dipinga la barba e i capelli. Mi sembra un giovane. E poi la cosa fondamentale che noi dimentichiamo è che l'Italia ha una grande forza. In un mondo dove tutti sanno produrre tutto, nessuno ha più l'esclusiva di niente se non è il lardo di Colonnata o il Brunello di Montalcino. E sono le idee che si vendono, si vendono le idee e le idee le possiamo avere tutti e si vendono le persone che spingono queste idee. Pensate al caso di Apple. In Italia non ci potrà forse mai essere una Apple, però c'è qualcuno che prende un marchio oramai alla canna del Gas, come era la Montclair, però ancora famoso, e gli rimette dentro un'idea, ci rimette la faccia, non si vergogna di essere italiano, anzi ne ha orgoglio. Va in giro, si rompe le balle andando di porta a porta a cercare di vendere la propria cosa e ci riesce perché ha scoperto, come ha detto Ruffini, che in Italia la classe media è nei guai, rimane una crosticina di ricchissimi. Ma nel mondo è esplosa la nuova ricchezza. In Cina, in un paese di un miliardo e 400 milioni di persone, ma sai quanta Italia di classe media ci sono? In Giappone è lo stesso e sono quelli che comprano le nostre idee, il nostro volto. L'immagine dell'Italia. Eh, Rufini, in Italia mancano di più le idee o il coraggio? Il coraggio è importante, il coraggio di provarci. È, come dicevo prima, se, se si continua a dire che siamo in crisi, bisogna provarci, bisogna andare avanti. Bisogna, io la penso un po' così. Tu vai, ah. vai in Cina, capisci cosa vogliono. Senta, eh. Mi scusi, sì. dobbiamo, abbiamo pochi secondi, sì. ma le voglio chiedere come ultima sì. domanda, adesso che questo debutto in borsa è stato. Diciamo, così di grandissimo successo cosa cambierà eh, per la Moncler? Ma, mi devo impegnare a non guardare il titolo tutti i giorni mi devo impegnare a non guardare la, la borsa di continuare sul mio lavoro guardare in faccia al consumatore non deve cambiare niente sarebbe un errore se cambiasse qualcosa io ho detto a tutti i miei investitori non chiedetemi la trimestrale io ho una visione a lungo periodo ne riparliamo tra dieci anni non voglio parlarne ogni tre mesi sennò no, ah. è impossibile gestire un'azienda grazie, auguri. <ride> auguri sì però allora, ci provo <ride> grazie, grazie Vittorio Zucconi grazie Remo Ruffini e in bocca al lupo grazie e a voi. grazie spettatori e spettatori linea Corrado Formiglia alla sua piazza pulita e noi come sempre ci vediamo domani alle 8:30. e mezza. arrivederci